La fine del mondo, secondo i Maya, o meglio secondo il calendario Maya, doveva essere il 21 dicembre 2012. E invece, come avete ben visto, come avete ben saputo, il 21 dicembre non è successo un bel nulla, non è successo un bel niente. Infatti, siamo stati tutti vivi e vegeti, siamo tutti ancora vivi e vegeti, quindi la fine del mondo non era come gli antichi Maya avevano previsto per la data in questione. La cosiddetta Apocalisse, si è scoperto infatti che in realtà era il calendario Maya che puntava a questa data. Ma una nuova data sarebbe, diciamo così, arrivata, tra virgolette, o meglio, sarebbe stata identificata, infatti sarebbe stata indicata una nuova data che sarebbe nella fattispecie concreta il 21 giugno 2021. Sarebbe questa la data che sarebbe stata identificata come fine del mondo, come apocalisse. Ecco, io vi posso garantire che anche questa data è fallace, non è vera, non corrisponde al vero. 21 giugno 2021 non accadrà nulla. Rimarremo, saremo tutti vivi e vegeti. Questo mondo continuerà a girare intorno alla Terra e intorno al Sole. Ok? Questo pianeta Terra, ripeto, continuerà a girare intorno al Sole come sempre fa. E la fine del mondo ci sarà tra 3 o 4 miliardi di anni, quando effettivamente parlando il Sole si spegnerà, quindi morirà, come giusto che sia, perché tutto ha un inizio e tutto ha una fine, e si andrà a espandere nelle dimensioni diventando una nana rossa o bianca, credo rossa, e andrà a fagocitare, che significa fagocitare, ad ingoiare i pianeti a lui più vicini. Quali sono i pianeti più vicini al Sole? Sicuramente Mercurio, Venere, Terra, che è il nostro pianeta, e con ogni probabilità anche Marte. Quindi i primi quattro pianeti che si chiamano pianeti rocciosi, cioè che hanno una superficie ben delineata, verranno ad essere ingoiati, fagocitati, quindi spariranno nelle fauci del Sole. Di conseguenza moriranno, moriremo tutti. Tanto noi non ci saremo più, noi già saremo diventati il nulla cosmico, il nulla assoluto. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, quindi fate, diciamo così, una considerazione reale, concreta ed autentica: la fine del mondo non ci sarà, neanche nel 2021, ma tra 3 o 4 miliardi di anni si verificherà. Da Leandro è tutto, iscrivetevi al canale, al prossimo video.